Ciao, ciao Pippo, Luigi Di Marzio, non so se Ciao, mi senti, ciao Piveri, Luigi. sì, eccoci Sì, qua. sì, sì, sì. Ecco, insomma, finalmente sei tornato a giocare, finalmente per te, insomma, a livello personale non c'era miglior ritorno in campo dal primo minuto con un gol. Io volevo chiedere, quando hai preso il pallone, calcolando insomma la situazione che c'era stata, che c'è stata in questi ultimi tempi, hai preso il pallone, ti sei messo davanti al portiere, cosa hai pensato? Cioè, qual è stato il tuo primo pensiero che ti è passato per la testa? E volevo sapere poi se eri tu il rigorista designato o hai dovuto contenderti il rigore con qualche tuo compagno di squadra. Ah no, la prima cosa che ho pensato, ho detto, ora la tiro forte a incrociare ed è andata Ti bene. avvicini al microfono che non sentiamo? Sì, senti? No, il microfono è Questo? quello. Ah, Sì, ok. quello. Ok, sì, grazie. No, dicevo, la Perfetto. prima cosa che ho pensato è di tirarlo forte a incrociare, poi è andata bene, ha fatto gol e niente. Per quanto riguarda la designazione del mister, in campo chi se la sente lo tira, non lo dice prima, oggi me la sentivo io, questa la palla l'ho calciata. Te la sentivi, insomma, quella palla per Sì, andare in rete? oggi me la sentivo. Ok. Lascio la parola ai colleghi, grazie. Ciao Riccardo, non mi vedi? Valerio De Carolis, forzapescara.com. Io oggi ti faccio i complimenti perché hai fatto delle giocate straordinarie, soprattutto quando facevi salire sulla squadra. Ho visto un maniero. Che ha lanciato davvero un grande messaggio alle Grottaglie. Ti chiedo, dalla partita di oggi, visto il gol, perché comunque hai anche regalato il primo pareggio alle Grottaglie, ti chiedo se questa è la prestazione che possa consacrarti titolare di questa squadra. Ti ringrazio Valerio per le belle parole. Era quello che volevo, fare bene e ritagliarmi il mio spazio. Oggi è andata bene. Sono riuscito, anche se non stavo benissimo perché erano 5-6 mesi, penso che non giocavo titolare. È stata un po' dura, ero un po' stanco, avevo le gambe pesanti, però ho tenuto a botta finché potevo e sono contento di come è andata la partita e spero di aver messo in difficoltà il mister. Eh sì, è stato il compleanno di mia figlia in settimana e quindi è un gol che dedico a lei e ci tenevo anche a dedicarlo a Claudio D'Arcangelo che dopo tanti anni è andato in pensione. No, bene, sia con il 4-4-2, 4-3-3 mi trovo bene. Ma dobbiamo scendere in campo con quella mentalità, la mentalità di salvarci e poi qualora dovesse accadere qualcosa di più bello, noi la prendiamo al volo. Posto? Grazie. Ciao, grazie a tutti.